ancora una volta Selva di Fasano e di Simone Fagioli. Il campione italiano in carica in questa occasione ha completato la sua prima dozzina di vittorie nella corsa alla Selva. È il record assoluto nella storia di questa competizione, nata nel 1946, che la presidente della Ignazia Corse, Laura De Mola, ha voluto sottolineare consegnando di persona a Fagioli la sua meritata Coppa Selva di Fasano. Una competizione estremamente tecnica ed entusiasmante, dove la sicurezza rappresenta una priorità assoluta. Il percorso della Selva di Fasano è un percorso, diciamo, artificiale, nel senso che non è tracciato su una montagna vera, ma su un percorso ordinario che collega due località, cioè la cittadina di Fasano con la località della Selva di Fasano, quindi una strada percorsa tutti i giorni da centinaia di cittadini, e resa poi sicura e adattata alla velocità in salita vera e propria, che ne rendono proprio una caratteristica di questo percorso anomalo, ma tra parentesi molto gradito e molto difficile anche tecnicamente. Pilota, macchina, percorso. Quindi c'è questa sfida che direttamente, senza interferenze di altri piloti, mi ha nero ufficiale.